L'importante è cercare di evitare il garelli e poi per il resto non ci sono problemi. Sulle gomme di dietro, Marco, sono marce. Non ti vedi scali, ce la c'è ancora. Lì lo lascia sfilare la M3. È ancora qualche secondo dietro di noi. No, vabbè, arrivi anche dopo al rettilineo, lo fai passare nel rettilineo opposto. Sono tre macchine, fatti queste due curve oppure mettiti in traiettoria esterna con la freccia, fai questa curva, poi metti la freccia e li fai passare qua sul rettilineo. Ecco, allargati di qua, perfetto, ti fai sfilare e dopo la caliba ti puoi rilanciare. Ok, vai, fai curva. Anche la pressione dell'olio è a posto, a metà. Arriva al 106. Non mi sembra che stia arrivando. Sì, è un po' più in là. Senti. Guarda l'S3 che tenta l'attacco sull'M3. È ancora lontano le 106, prima che ti prenda. Ho visto più o meno. Ancora un giro, guarda. Ah, fa 75 in arrivo. Stanno arrivando. Quelli quando c'è? C'è da ridere dopo. Non ho capito. C'è da ridere dopo con l'Alfa 75, è arrivata la pattuglia acrobatica. Non vi sentare 6 o 7. Cazzo! Fanno drifting.
Non è entrata? No, prima no, la seconda ce l'ho fatta entrare. Dopo la curva, questa doppia curva, lascia passare la 106. Rimani interna, sulla tua destra. Metti la freccia e lo fai passare, almeno eviti di farti quella curva. Rallenta qua. O poi puoi fare ancora la S qua. Dopo la S rimani sulla destra. Appena passa ti ci butti dietro. Almeno guardando le sue traiettorie. Serve come punto di riferimento.